Siamo abbastanza esasperati perché abbiamo dato il nostro contributo in questi 2 anni di pandemia, adesso ci ritroviamo praticamente abbandonati, senza risposte, nonostante sappiamo che nelle scuole c'è ancora necessità assolutamente del nostro apporto. Noi abbiamo finito adesso la NASPI e siamo a casa, aspettando per una supplenza breve che non arriva neanche quella, e intanto i percettori di reddito lavorano al posto nostro. Non potrebbero entrare nelle scuole e invece stanno entrando nelle scuole arbitrariamente. Carenza di personale scolastico, ma allo stesso tempo molti precari che dopo 2 anni di Covid non hanno più trovato una ricollocazione e sono in graduatoria in attesa di essere chiamati. Una situazione sempre più difficile, denuncia il COBAS di Lecce, che ha portato il sindacato a indire un sit-in di protesta in occasione dell'incontro tra COBAS e l'ufficio scolastico provinciale. Non si riescono ad avere delle risposte certe semplicemente perché c'è un rimpallo di competenze. L'UST non può, da quello che ci viene detto, coprire i posti mancanti. Ha fatto richiesta anche l'ufficio scolastico regionale, che forse darà 10 unità in più, che non sono assolutamente utili per poter risolvere il problema della provincia di Lecce, che ad oggi lamenta una carenza di almeno 300 unità. Abbiamo chiesto la possibilità di una deroga, di un finanziamento per questo organico, ma a livello territoriale possono decidere ben poco. Abbiamo deciso che giovedì di questa settimana chiederemo nuovamente un incontro e faremo un sit-in sotto la regione qua a Lecce per essere ricevuti ed ascoltati dall'assessore Sebastiano Leo.